progetti di abbattimento delle barriere architettoniche, da realizzare in spazi urbani, edifici pubblici e scolastici e strutture per il tempo libero, firmati dai geometri del futuro. Nella capitale, presso la Camera di Commercio di Roma in Piazza di Pietra, si è svolto l'evento conclusivo della sesta edizione del concorso «I futuri geometri progettano l'accessibilità», promosso, tra gli altri, da Fiaba Onlus. Si pensa ancora oggi che abbattere le barriere architettoniche uguale alle persone con disabilità uguale quello in carrozzina, mentre il problema dell'accessibilità è un problema dell'intera popolazione. Abbiamo anziani, abbiamo donne in stato di gravidanza, abbiamo tanti bambini piccoli che viaggiano su un passeggino. Di conseguenza l'accessibilità è un problema della comunità intera. Tra i sostenitori dell'iniziativa anche Biper Banca. Noi siamo onorati di essere a fianco dei sostenitori di questa iniziativa, perché da sempre siamo molto impegnati sul sociale e su attività che vedono al centro le nuove generazioni. Assegnato anche il premio speciale CONE all'Istituto Piero della Francesca di San Donato Milanese per il progetto di abbattimento barriere della Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice. Premiamo un istituto che, a nostro parere, si avvicina più di altri al concetto che noi abbiamo di universal design, ovviamente declinato al business.